Inizio un nuovo mese di agosto ed è l'inizio anche di un BBBB mensile non buono per quanto riguarda Bitcoin statisticamente parlando. Oggi andiamo a guardare questa tabella e ragioniamo su un po' di dati statistici e parliamo un po' della questione dei prossimi due mesi, agosto e settembre, che sono i peggiori mesi storicamente parlando del mercato delle cripto da sempre. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo dei dati statistici relativi alle serie storiche mensili di Bitcoin. È iniziato il nuovo mese di agosto, ma soprattutto inizia il bimestre peggiore della storia cripto in termini di dati storici, in termini di rendimenti. Attenzione però, perché ci sono alcune differenze importanti e sostanziali, soprattutto nel mese di agosto, mentre settembre, ragazzi, è proprio deboluccio. Quindi andiamo a cercare di comprendere questi dati, a fare un po' di analisi statistiche e andare a guardare anche il grafico mensile di Bitcoin per capire quello che questo mese di agosto potrà riservarci, se effettivamente si andrà a ripetere la forma delle serie storiche che già sono avvenute, diciamo, negli anni precedenti, oppure no. Poi c'è una piccola sorpresa, che è quella relativa alla questione degli ETF, che è anche un dato importante, cioè la continua fase negativa, diciamo, di Ethereum e alcuni dati che andranno analizzati, soprattutto questa fase di sembra pausa in questo momento. Allora, andiamo subito a guardare quello che è l'argomento del giorno, quindi la serie storica per quanto riguarda Bitcoin, poi facciamo gli ETF e poi il grafico finale sul mese di Bitcoin stesso. Prima di andare avanti, ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto, ragazzi, lasciatemi i pollicioni che sono fondamentali. Allora, andiamo a guardare questi dati relativi alle serie storiche, ragazzi. Allora, il bimestre di agosto e di settembre è il bimestre peggiore della storia relativa appunto alle criptovalute in termini di rendimenti. Infatti, se andiamo a guardare in pratica tutti quelli che sono questi mesi, nel mese di agosto, per esempio, la media di rendimento è solo del 2,45. Questo dato, ragazzi, lo utilizziamo solo per avere un dato numerico, ma non serve assolutamente a niente a livello operativo, questo già ve lo anticipo. E poi la mediana invece è negativa. Ma soprattutto a noi quello che interessa è la ripetitività storica, in particolar modo i mesi che sono stati negativi, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesi su 11, e questo significa che abbiamo il 63% delle probabilità in termini di serie storica che il mese di agosto possa essere di natura negativa e quindi fare un mese con una chiusura al di sotto del livello di apertura. Attenzione, perché il mese di settembre è anche peggio, lo guardiamo tra un poco. Ci sono però delle eccezioni per quanto riguarda il mese di agosto che sono non di poco conto. Intanto la mese della Super Bull Run, quella del 2017, dove agosto ha stampato un più 65%, e poi tantissimi anni fa nel 2013 dove aveva fatto un più 30%. Negli altri anni, anche nel 2020 e 2021, comunque i rendimenti sono stati positivi, ma di basso livello, in particolar modo 2020, dove praticamente era quasi nullo, e il 2021 dove è stato un pochettino più alto. Soltanto quindi il 2017 è stato un mese molto favorevole a Bitcoin agosto. Per il resto tutti gli altri mesi, insomma, a parte il 2013 che veramente era, stiamo parlando di 11 anni fa, gli altri mesi sono o laterali in sostanza o negativi. Quindi il mese di agosto è statisticamente negativo per quanto riguarda Bitcoin al 63%,
E potrebbe in effetti collegarsi al video di cui abbiamo parlato nel video precedente, quindi mercoledì, ragazzi. A proposito, se non l'avete visto, vi metto il link sulla mia testa di quel video perché è importantissimo in termini di valutazione ciclica dell'attuale momento, perché lì c'è lo scenario, quello negativo, che appunto dalle serie storiche che stiamo vedendo potrebbe essere quello più indirizzato. E detto questo, in pratica, ragazzi, andiamo a vedere anche un'altra questione. L'anno attuale è l'anno dell'halving di Bitcoin. Allora, come si è comportato in agosto nell'anno dell'halving di Bitcoin, il re delle criptovalute? Andiamolo a guardare. Allora, negli anni dell'halving precedenti, quelli insomma più vicini, abbiamo un 2016 con un meno 7% e un 2020 con un più 2,83. Quindi lateralità significa, ok? Significa andamenti di natura laterale. Gli andamenti negativi veri sono stati poi negli anni insomma passati e poi nell'anno del bear market, nel 2022, che era l'anno del bear market, e nel 2018, che era l'anno del bear market. Quindi anche se la tipologia di mesi che si spendono insomma ad agosto sono negativi, in realtà questa negatività in termini percentuali non è così alta, tant'è vero che se andiamo a fare una media dei rendimenti è positiva la media dei rendimenti. Questo significa che questi 2 annate che ha fatto, diciamo, lo sbruffone hanno recuperato in pratica tutte le perdite, portando addirittura la media dei rendimenti ad essere in ogni caso positiva. Cosa che è comunque fuorviante, perché analizzare i dati in questo modo è sbagliato, in quanto a noi non interessa sapere che 10 anni fa Bitcoin ha fatto più 70%, 75%. A noi interessa mediamente che cosa va a fare ad agosto, cioè mediamente fa dei mesi laterali ribassisti. Quindi questo è il dato che andiamo ad ottenere. Poi, quando succedono gli outliers statistici, quindi i famosi cigni bianchi, in questo caso ci spara questo potrebbe spararci, diciamo, un mese iper positivo. Però sostanzialmente è tendente agosto ad essere un mese un po' spento e un po' di natura laterale. Questo è anche ovvio perché il mese estivo è in linea di massima, ci sta anche con la sua stagionalità normale, quindi naturale. Poi nei mesi dell'halving, in particolar modo degli anni dell'halving, scusate, in tutti e due quelli più vicini a noi, abbiamo avuto delle lateralità palesi, quindi abbiamo un meno 7% e un più 2,83%. Forse questo meno 7, chiamarlo lateralità, è un po' eccessivo, però non è una grande minusvalenza. E poi sostanzialmente anche il 2016, che era molto più volatile Bitcoin rispetto adesso, quindi io mi peserei di più questo dato, cioè il dato del 2020. Quindi dal punto di vista statistico, laterale e ribassista, senza grandi oscillazioni in termini da open a close del mese. Attenzione, non è la stessa cosa se andiamo a guardare le oscillazioni da massimo a minimo, perché in questa tabella non sono presenti, quindi è possibile che il mese sia molto volatile, ma che poi la chiusura sia molto vicina all'opening. Questo è il concetto che voglio farvi passare, da quello che bisogna andare a comprendere. Andiamo a ragionare invece per quanto riguarda il mese di settembre. Il mese di settembre è peggio ancora, è più negativo rispetto a quello di agosto. Storicamente addirittura è l'unico mese all'anno di Bitcoin dove storicamente Bitcoin perde addirittura anche in media, cioè i mesi positivi non sono riusciti a compensare i mesi di natura negativa, e anche la mediana è negativa. Quindi in pratica settembre è un mese negativo. In più, il precedente anno settembre è stato positivo. Questo spinge ancora di più la statistica ad avere una maggiore probabilità che settembre sia un mese negativo, e la probabilità in termini di mesi negativi è al 72% negativa. Quindi in pratica 72 volte su 100, in questo caso semplicemente sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte su 11 Bitcoin è stato negativo. Meglio dire così, perché 72 su 100 ci
vorrebbero 100 anni, no? Quindi, insomma, non è proprio un dato corretto. Bisogna sapere anche analizzare questi dati e ragionare in modi coerenti. 8 volte su 11 è stato negativo, che non è poco assolutamente. In termini di negatività abbiamo sì una lateralità in alcuni mesi, però in linea di massima ci sono anche dei mesi che hanno una predominanza negativa intorno al 7-8%, con rare eccezioni. Di questo 2014 ancora un po' troppo distante, un anno comunque negativo, e il 2018, l'anno del bear market, poi il 2019 che ci fu quell'anno particolare con il ribasso appunto da giugno fino a settembre. Questo caso qui, quindi, abbiamo una prospettiva per i prossimi 2 mesi che da questa tabella non si evince essere positiva, perché abbiamo molta probabilità che agosto o settembre, uno dei due, sia un mese in pratica negativo o anche entrambi, perché quest'anno non ha fatto 2 mesi vicini negativi. Bitcoin solitamente li fa anche negli anni della bull, soltanto nel 2017 non è stato fatto 2 mesi vicini. Insomma, in tutti gli altri anni abbiamo mesi vicini di Bitcoin, anche nel 2023, guardate, ci sono 2 mesi vicini negativi, tranne nel 2017, che appunto non avvenne questa negatività per 2 mesi consecutivi, anche se arrivavamo poi da dicembre 18 e gennaio 17 che erano entrambi negativi, ma questo gennaio è negativo per pura casualità, no? 0,04. Allora, questo dato quindi predispone il mercato attualmente allo scenario numero 2, cioè quello di cui abbiamo parlato mercoledì, e ribadisco, se non siete andati a vedere il video di mercoledì, è importantissimo, e andatelo a vedere, ragazzi, perché è un video imprescindibile in termini di scenari, ed appunto questo tipo di analisi sui dati imposterebbe quello scenario come addirittura predominante. Allora, andiamo poi a questo punto a guardare quello che è la questione legata invece agli ETF, perché volevo farvi vedere un dato molto importante di cui andremo a parlare. La debolezza di ETH si evince addirittura dal fatto che gli inflow attuali sono negativi, quindi in realtà dall'avvento dell'ETF Ethereum è stato danneggiato per $500 miliardi. Queste sono le fuoriuscite dall'ETF di Grayscale che non vengono riassorbite dagli altri ETF, perché da un lato abbiamo fuoriuscite che erano ovviamente standard, anticipate, quasi un must, dovute, e dall'altra però abbiamo il vero dato, cioè non c'è richiesta per l'ETF Ethereum adeguata a supportare le fuoriuscite che arrivano da Grayscale, ma soprattutto a far crescere questo asset under management, questo ETF. Quindi Ethereum non sta funzionando, in pratica non sta attirando investitori. Questo è il dato che in questo momento abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giornate è proprio il nulla, per tirare un dato statistico. Però no, il buongiorno si vede dal mattino, vediamo tra un po' di tempo, abbiamo dei mesi che sembrerebbe potrebbero essere complessi. C'è solo lo scenario numero 1 di cui vi ho parlato sempre in quel video, che ancora resiste, vediamo che succede, ma già siamo andati sotto i 64-65 di quel video là, quindi andatevelo a vedere, non ve lo ribadisco. Però uno scenario che continui anche nei prossimi 2 mesi sancirebbe comunque un fallimento nello starting dell'ETF di Ethereum, che a questo punto sarebbe anche estremamente negativo per le altre cripto, perché avremmo un primo case study che indica che il settore delle cripto in questo momento non gode della cosiddetta, diciamo, quella fase, diciamo, di euforia che può spingere anche uno strumento come l'ETF. Ciò significa che probabilmente le varie case di gestione degli investimenti degli ETF si fermeranno nell'emissione di nuovi ETF, che quindi, se quello di Ethereum non va bene, certamente non faranno altri ETF, a parte che c'è stato un blocco anche per quello di Solana, eccetera. Però in linea di massima si fermerà qui la questione degli ETF. Non è detta l'ultima parola, mancano ancora veramente mesi, e poi soprattutto questa euforia nel settore delle cripto potrebbe essere e avvenire anche
nei prossimi anni, cioè non è detto che debba essere istantanea, no, comunque lo strumento c'è, poi potrebbe avvenire. Vi faccio però vedere un dato, l'unica, come si dice, freccia nell'arco di Ethereum è questo qui. Ethereum, l'ETF di Ethereum quota il 2,29% della capitalizzazione di Ethereum, contro quello di Bitcoin che ha un asset under management del 4,54, ragazzi, non quota, è copre, diciamo così, quindi il totale asset coprono il 2,29%, mentre quelli di Bitcoin coprono il 4,54%. Sostanzialmente Bitcoin ha negli ETF il doppio in termini di market cap rispetto ad Ethereum, quindi l'impatto in termini di market cap è raddoppiato rispetto a quello di Ethereum. Però, ragazzi, c'è anche da dire che quello di Ethereum in questo momento è un dato che già preesisteva al lancio degli ETF, perché tutti questi asset under management erano quelli presenti su Grayscale, cioè già locati, quindi in sostanza bloccati un parolone, diciamo, già investiti lì. Quindi in sostanza non c'è stato nessun impatto, tant'è vero che gli inflow totali al momento sono negativi. Però è anche un dato significativo, cioè significa che qualora questo ETF dovesse andare a eguagliare in termini di total market cap, quindi di total net asset su total market cap, dovesse andare a eguagliare, significherebbe raddoppiare questi total net asset e portarli a 16-17 billion. In un caso del genere significherebbe avere inflow di almeno circa 10 billion, 9-10 billion, che sarebbe pari alla metà di quelli subiti da Bitcoin. In termini di, si può calcolare a questo punto, in termini di oscillazione, il dato della volatilità che potrebbe subire Ethereum se andasse, ad esempio, a pareggiare l'attuale ETF di Bitcoin. Questa cosa la facciamo lunedì, ragazzi, e vi stupirà. Quindi mi raccomando, attenti e soprattutto iscrivetevi al canale. Allora, andiamo a vedere l'ultimo grafico di oggi, la questione del mese di agosto. Per quanto riguarda agosto, abbiamo questo tipo di grafico. Al momento è un nulla di fatto. Sì, lo so, il mese scorso up and down, però guardando i dati senza le oscillazioni all'interno del mese ci rendiamo conto che in sostanza è un nulla di fatto. Cioè, da qui è vero, c'è una sorta di debolezza che si può evincere anche in questo andamento laterale di Bitcoin, ma non è cambiato granché, ragazzi. Vi ricordo che da qui a qui abbiamo fatto questi numeri pazzeschi e che qui la fase di respiro sta facendo questa roba quasi insignificante. Ora, questo mese o il bimestre, se dovessero essere negativi e in quel caso si sposerebbero con lo scenario 2 della analisi ciclica che abbiamo fatto mercoledì, dovremmo andare a fare cosa? Intanto a recuperare questa shadow ribassista del mese di luglio, che poi è stata recuperata in extremis, questa shadow ribassista, ma a quel punto potrebbe essere proprio questa la zona di prezzo che attirerebbe sia agosto che settembre. Quindi potrebbe in pratica spingere ulteriormente qui il dato di agosto per cercare un ritracciamento e fare due candele che magari hanno un up così, una zona, diciamo, di corpo down così, poi una struttura in questo modo che poi viene recuperata magari nel mese di settembre, lasciando invariato magari questo minimo a quota 53, o toccato leggermente e anche rotto, si sposerebbe con lo scenario 2 dell'analisi di mercoledì. Quindi in sostanza dobbiamo fare cosa? Vedere una questione. L'opening del mese di luglio è
72 e 6, che ad ora, in questo momento, funge da unico livello di supporto per quanto riguarda il mese precedente. Se è rotto il mercato e ci sta ragionando in questo momento Bitcoin, Bitcoin scivolerà nel tentativo di andare a recuperare una parte di questa shadow e quindi si andrà ad avvicinare alla zona 60.000 dollari 59 in questa zona qui, e andrebbe poi a configurare in effetti una possibilità ribassista. Quindi poi ovviamente con un ribasso di questa proporzione si va a instaurare lo scenario numero 2 di cui vi sto parlando praticamente dall'inizio del video. Ma è importante, ragazzi, perché prossimi giorni parleremo solo di questo praticamente. Quindi a livello anche di analisi tecnica c'è spazio per continuare questa struttura ribassista, non è anomala. Solo una mancata rottura del supporto a 65.000 dollari avrebbe evitato questo problema, cosa che invece non è avvenuta, e anche la velocità con il quale Bitcoin è andato a rompere quel livello ha indicato anche lato ciclico inversi, la partenza di un ciclo maggiore lato inversi, che comunque ha bisogno di tempo per esplicitarsi, almeno 16-15 giorni. Detto questo, ragazzi, noi ci rivediamo lunedì per l'aggiornamento per quanto riguarda quel dato sull'oscillazione di Ethereum e il potenziale Ethereum, se tutto andrà bene, quindi qualcosa di positivo. E buon weekend a tutti, e mi raccomando, divertitevi. Ciao.